Una tradizione che non muore mai, uno scambio di auguri in riva al mare di Capodanno giunto alla sua quinta edizione. Si tratta del bagno di Capodanno che caratterizza la prima giornata del 2024, che avviene all'altezza di Bagni Carlo in Sassonia. Circa 40 persone tra uomini e donne che hanno salutato il nuovo anno immergendosi a ridosso della scogliera della passeggiata dell'Isippo. Organizzatori dell'insolito evento, il gruppo I Caimani, nuoto in acque libere. Matteo, com'è nato questo gruppo? Questo gruppo è nato spontaneamente dalla passione dei nuotatori qua della Sassonia, del Lido e di varie società sportive che ci sono nel nostro territorio, che hanno oltre alla passione di nuotare in piscina anche la passione di nuotare in mare. Questa passione è cresciuta e quindi si è estesa oltre al periodo estivo a quello invernale. Per cui abbiamo deciso un po' di celebrare questa nostra passione con il bagno dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno. Quanti siete nel gruppo? Nel gruppo siamo più di 100. E l'età dei partecipanti di questa mattina? L'età dei partecipanti di questa mattina vanno dai bambini ai anche ultraottantenni. Questa è una tradizione che si ripete da quanti anni? Questa tradizione si è consolidata negli ultimi 5 anni, ma comunque la stiamo portando avanti da un periodo ancora più lungo. Ho cominciato a fare il bagno d'inverno ho circa 28 anni, adesso ne ho 40. Buon anno a tutti. Voglio ringraziare anche il gruppo della Fano Corre che comunque ogni anno ci viene a salutare e ci scambiamo gli auguri in questo modo. Presente all'evento anche la Fano Corre, in segno di amicizia verso il gruppo sportivo. Come tutti gli anni partecipiamo con il gruppo di Fano Corre, quest'anno abbiamo l'onore di avere con noi anche il sindaco Seri e facciamo il solito giro, veniamo in Sassonia partendo dalla pista, andiamo all'Isippo e poi torniamo di nuovo in pista per brindare con tutto il gruppo e ci facciamo gli auguri per un anno di corsa. E allora buon anno a tutti! In tanti a ridosso degli scogli attirati dall'entusiasmo dei partecipanti, compreso Niki, un cane mascotte. Lei si è appena gettato con questo cappello augurale di buon anno. Cappello, occhiali e tutto, per augurare un buon anno a tutto noi, il nostro gruppo e a tutta Fano e a tutti, sperando che sia un anno di serenità veramente e poi per il resto è una tradizione che portiamo avanti tutti gli anni e ben vengano. Com'è la temperatura dell'acqua? È freddina però si sta bene, siamo un po' abituati anche a far questo quindi non è un problema. Buon anno a tutti!